E con l'applauso degli esordienti dell'Asola. Sei andato avanti un po' di più. Benvenuti a Piazza Pallone. Intanto complimenti, grazie di essere venuti a Piazza Pallone. Ragazzi, insomma, quest'anno è il primo anno che si gioca a 11, né? Quindi se tutto bene, tutto a posto, vi trovate bene? Sì. O era meglio il campo più piccolo? No, perché facevi più gol, né? Ecco, vedi. Benvenuti a Piazza Pallone. Allora, giornata luce ed ombre per quanto riguarda le mantovane. Qualche luce sotto dal punto di vista delle prestazioni del gioco, insomma, sia il Castiglione, pur perdendo in casa contro la prima della classe Bassano, ha giocato comunque una buona partita e meritava sicuramente il pari, mentre il Mantova ha ancora una volta fatto punti. Questa è la cosa più importante su un campo molto difficile come quello del Cuneo. Mantova è stato sotto per buona parte della partita, poi è arrivato il pareggio di Floriano, ancora una volta di Floriano, che ha sistemato le cose in casa Mantova prima di una partita che sarà particolarmente interessante, ovvero la prossima, quella dei biancorossi contro il Sant'Arcangelo, insomma, che è lassù, e bisognerà tutti vedere un po' come mai, anche perché è un po' la sorpresa del campionato. Ne parliamo con i nostri ospiti, li presentiamo. Benvenuto ad Alberto Creati, ciao. Grazie, buonasera a tutti. Grazie. Grazie. Claudio Turella. Grazie. Ciao Claudio. Ciao Giulio. C'era freddino ieri, però insomma. A quelli di Cuneo bisogna chiedergli. Quelli di Cuneo. Che sono stati bravi e che hanno spalato anche la neve a tempo di record, perché veramente sembrava il giorno prima che la partita dasse un po' a quel paese, insomma, invece poi si è giocato regolarmente. Allora, subito andiamo a vedere quello che è successo a Cuneo con questo servizio e ci vediamo tra poco. Il Mantova continua a fare punti e la zona promozione continua ad avvicinarsi. Sul campo del Cuneo i virgiliani si sono dimostrati ancora una volta uniti e compatti e sono riusciti a strappare un bel punto con pieno merito. Ancora una volta decisivo è stato Floriano, in gol per l'ennesima volta, un giocatore che il Mantova ha il dovere di tenere stretto. Oltre a lui decisivo è stato ancora una volta Festa, autore di alcune importanti parate, a dimostrare che quando il portiere è decisivo i punti arrivano a grappoli. La cronaca, campo del Cuneo spalato dalla neve a tempo di record, la giornata è fredda ma serena, gli spettatori sono circa 1000, mister Sabatini sposta Creati a centrocampo con Cardin titolare in difesa. Dopo un giallo in area per Mani non fischiato ad Onida, al 16° Floriano spara da ottima posizione dopo una conclusione forte di Creati. La risposta del Cuneo giunge al 22° con un colpo di testa di Cristini. Al 26° Fanucchi conclude, ma Festa è miracoloso. Sulla ribattuta Palazzolo realizza, ma in fuori gioco. Al 35° Festa fa un altro miracolo su una conclusione al volo di Antonelli. Al 43° il Cuneo passa in vantaggio. Su uno spiovente al centro la palla arriva a Cristini, che mette in rete sul primo palo. Nella ripresa al 15° Floriano si inventa un'azione sulla sinistra ma nessuno realizza. Al 22° ancora Floriano sfiora il palo e dal 25° Martini non inquadra la porta da buona posizione, successivamente con Catanese con palla colpita debolmente. Il Mantova rischia il 2-0 dopo un errore a centrocampo di Schiavini che lancia il contropiede dei padroni di casa senza esito. Si arriva al 36° con Zanetti che crossa per la corrente Floriano che realizza. L'ultima azione del match è una punizione di Amlili con palla per Cristini che sfiora il raddoppio. Alberto, buon pari, cosa dici? Sì, direi di sì, perché come hai detto tu prima, il giorno prima aveva nevicato e hanno spalato la mattina la neve. Era un campo molto difficile, pesante. Loro erano organizzati, giocavano queste palle sui tre davanti, che sono ottimi giocatori. Abbiamo preso un gol su una palla inattiva, purtroppo, dopo aver dato spazio a loro un po' troppo. Siamo stati bravi, secondo me, a rimanere sempre in partita, a crederci fino alla fine e a prendere questo punto importantissimo. Il giocatore deve essere sempre pronto, Claudio, però non è facile a un certo punto. Allora, Creati inizia la stagione e non gioca. Poi alla fine lo fa giocare terzino, che non è il suo ruolo. Poi all'ultimo momento, no, guarda, oggi devi giocare centrocampista. Non è certo facile per un giocatore. Non dimenticare che ha perso un mese per infortuni. Esatto. Anche, più non è che non abbia giocato solo per sì, tecniche. Sì, certo.
Però poi un giocatore professionista deve essere così, cioè il vero professionista si deve sempre far trovare pronto. Non è il suo problema, Neclare. Lui non lo conosco, ma mi parlano molto dell'umiltà da sempre. Abbiamo visto quando era San Bonifacio, sono andato a vedere qualche partita, quindi un ragazzo che in mezzo al campo mette anima e cuore, che è quello poi fondamentalmente che serve dalla terza categoria alla Serie A. Se poi sei anche bravo tecnicamente e tatticamente, allora guadagni categorie, chiaramente. Tre partite, due vittorie, un pareggio, insomma, partito molto bene Sabatini. Meno male, perché se tu guardi la classifica come siamo messi, se non fosse stato così saremmo sull'orlo della disperazione. Quindi cosa dimostra questo campionato qua? Che ci sono almeno 13-14 squadre che si contenderanno l'ottavo posto fino alla fine del campionato. Quindi sarà molto dura, ma era abbastanza semplice pensarlo all'inizio del campionato. Fai un campionato con 9 retrocessioni, quindi ci sono 8 salvezze dirette, abbiamo delle squadre importanti, delle città importanti, che comunque hanno fatto un po' di sacrificio per provare ad arrivare in queste prime 8 posizioni. Poi a me piace mettere il Castiglione come outsider di quelle 13-14 che ho detto, perché insomma è la squadra qui della provincia e comunque è una squadra che è società che lavora molto bene. Mi piace immaginare che forse a gennaio cambieranno qualche cosa. Allora, questo è stato, lo dico già anche ai telespettatori, insomma è stato anche dichiarato dal presidente Rossano Zilia al termine della partita di ieri, ha detto. Perfetto, proprio dichiarato, a gennaio andremo sul mercato per sistemare la squadra. Non voglio esagerare a pensare che arrivino nelle prime 8, ma sarebbe già un obiettivo importante riuscire a prendere i play-out o i play-off, come si voglia. E poi da lì giocarsela, però ripeto, tu hai fatto praticamente queste 2 vittorie e un pareggio, sei ancora nella zona calda della classifica, che non sei salvo, però allo stesso tempo mi piace pensare di non guardare adesso la partita di domenica, se vinciamo quella, se facciamo, cioè adesso hai cambiato un po' tutte le cose. A me è piaciuta molto l'espressione del presidente Lodi, che ha detto: siamo passati da un'azienda familiare a una SPA, vuol dire che a livello di organizzazione sicuramente qualcosa è cambiato, ed è cambiato tra virgolette in meglio. Di conseguenza si dovrà lavorare, perché questi signori che sono arrivati devono lavorare su quello che hanno trovato, non su quello che hanno provato a costruire. Certo. Quindi bisogna dargli il tempo necessario. Io credo che per me non è importante arrivare nei primi 8 a Natale, come viene, sarebbe importantissimo arrivare nei primi 3, per carità. Certo. Però dato una dichiarazione anche di Sensibile, ha detto: io non mi accontento dell'ottavo, se si può arriviamo più in alto possibile. No, credo siamo d'accordo, però adesso allora credo che qualche punta sia stata fatta nella campagna acquisti di quest'estate, cioè a prescindere dalle partite iniziali di Coppa Italia che hanno dato troppo entusiasmo, però in campionato si è visto che probabilmente qualche errore è stato commesso, quindi i nuovi che arrivati, parlo dello staff dirigenziale, avranno modo e tempo di capire fino ad arrivare alla apertura di questa campagna e poi centrare quei 2-3-4 obiettivi che ti diano la tranquillità ad arrivare tranquillamente nei primi 8, ecco, che non è facilissimo, lo ripeto. Ecco, prima di vedere la Moviola, volevo fare un'altra domanda ad Alberto. Hai notato differenze dalla partita contro l'Alessandria? Sono state 2 partite diverse, quella col Cuneo di ieri e quella con l'Alessandria? Sì, sicuramente è stata molto più dura quella col Cuneo, perché eravamo... c'è stata l'assenza di Quadri all'ultimo momento, certo. siamo entrati comunque in campo equilibrati, il campo era decisamente diverso da quello del Martelli, era molto pesante, forse non si vede dalle immagini, però aveva nevicato, aveva fatto quasi 15 cm di neve e siamo stati un po' più a trazione forse posteriore, diciamo, sì. Però secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione, certo. Perché ti può capitare che perdi 1-0 e se ti vanno male le cose puoi prendere anche il 2-0, invece siamo stati sempre in partita e abbiamo acciuffato il risultato, nel senso il punto. Moviolone, allora andiamo a vedere in breve quello che è successo ieri. Tra l'altro, come sempre, dobbiamo certe volte un po' scusarci perché dagli highlights della Lega non ci arrivano tutte le azioni. Allora, fermiamoci un attimo perché ovviamente devo dirlo, prima c'è stato un fallo di mano in area clamoroso che sì, però non è stato messo negli highlights, però insomma tu me lo confermi? Sì, confermo. Era credo clamoroso. Di Done, se non... Sì, no. Penso del capitano, del probabilmente. Capitano. Comunque fallo di mano in area, sì. È stato. Com'è stata l'azione? Un cross dalla destra, mi sembra di Spinale. Sì. E c'è stato il fallo di mano proprio netto, che poi la palla si è fermata lì, l'ha preso il portiere.
E quindi, però niente. Nessuno ha detto niente. Insomma, andiamo avanti invece con l'azione, questa è... andiamo a vedere l'azione di un episodio di un gol annullato. Qua c'è stata una bella parata di festa, poi l'intervento dell'attaccante che ha messo dentro, qua il gol è stato annullato. Claudio, cosa mi dici? Basta vedere nel movimento, adesso si aspetti un attimo quando calcia quell'altro. Ecco, andiamo avanti ancora un po', andiamo avanti ancora un po'. Ecco qua il pallone, poi nel momento in cui c'è il tiro, ma... È dietro, tu guarda la linea dell'area piccola come riferimento, vedi l'ultimo giocatore Mantova. Avanti lentamente. Ecco, adesso calcia, sta attento, vedi l'ultimo giocatore del Mantova che è davanti alla riga bianca, lui è dietro il giocatore del Mantova. Quindi il gol poteva essere regolare. Eh? Gol regolare, dice. Come regolare? No, irregolare. Ah, irregolare, sì. Ah, no, l'ho capito male. No, tu vedi, un po' di influenza. Il giocatore del Cuneo è dietro all'ultimo uomo del Mantova che è sulla linea dell'area piccola, di conseguenza è in fuorigioco. I dirigenti dell'Asola dicono, ma... Aspetta, che prendo anche il microfono. Gol annullare? Ma io sinceramente penso che poteva anche darlo, perché non è proprio quasi in linea. Ci sono due difensori del Mantova, però... Cioè ci sta, sono quelle fischiate che l'arbitro è difficile anche che le prenda, ecco. Cioè. D'accordo Alberto? Secondo me è fuori gioco, perché guarda, c'è Bini che scivola, quindi è già un metro più avanti di Olivi. E Olivi c'ha l'attaccante alle spalle. Quindi secondo me è di là. Poi sai, quei mezzo metro in più e meno non è nettissimo. Se fermi la palla quando calcia, vabbè, insomma, non ha dato rigore, non ha dato il gol, punto, dai, chiudiamolo, ecco. Tra la luce e vino, via, a posto. Andiamo avanti con le immagini di vantaggio del stavo per dire dell'Asola, perché la maglia è uguale del Cuneo. Allora, e qua praticamente non si vede perché la palla un po' si confonde con la neve che c'è dietro. Comunque qui sul una conclusione secca, netta, mi dà un giudizio Alberto, perché qua non vedo proprio la traiettoria della... eccola qua, è passata la palla dietro di me praticamente, sì. E tra me e Danny è stata pure secondo me un po' fortunosa, perché se vedi l'attaccante neanche ha guardato, era messo male non col corpo, neanche ha guardato la porta, sì. No, era messo male col corpo, era sbilanciato, però l'ha presa bene, ha messo pure una bella palla, perché è passata dopo dietro c'è già Claudio, sa già no, cosa l'attaccante dire. Anche se è messo male sa dove la porta, quei pali lì a Cuneo l'avrebbe piantati più di 10 anni fa, cioè sono ancora lì da 10 anni fa, quindi lui... No, ma poi c'è anche qualcosa sapevo già cosa volevi dire, dai, dillo, quello sul palo, bravo. Io se devo prendere, colpevolizzare qualcuno, rivediamo il gol sul palo. Se è Spinale Spinale qua è stato forse un po' distratto. Spinale sul palo praticamente nel momento che gli altri hanno colpito è uscito dallo specchio della porta. L'ha toccata pure Spinale. Lì devi rientrare e coprire almeno un metro di porta. Secondo me se fa il movimento come si deve, Manuel, con la tua esperienza, queste cose qua dovresti farle... Quindi tiratina d'orecchio al capitano. Un po' meglio, sì. Piccolina, dai, Claudio, su. Sì, piccolina ci mancherebbe, però insomma sono quelle cose, anche ieri, vedi in Serie A, fanno le barriere, diciamo, saltano, a livello, si spostano. Ecco, però a differenza mi pare di capire da altre volte, diciamo che a livello tattico però era tutto giusto, ognuno aveva il suo. Sì. C'era l'uomo sul palo, cioè c'erano tutte le carte in regola per evitare il gol. Insomma, dopo il merito degli attaccanti. Dopo c'è anche il merito dell'attaccante. Abbiamo sempre detto, l'attaccante qualche volta ha anche merito, non è sempre errore delle difese o dei portieri avversari. Andiamo avanti, andiamo a vedere il gol del pareggio del Mantova. Andiamo a vederlo qua. Qui è stato come sempre bravissimo Floriano. Intanto molto bravo Zanetti. Qua hanno fatto il cross di Zanetti, vedete, controllo di destro e tiro di sinistro. Lui c'ha tutti i due piedi. Di destra, chi era? De Respini? No, mi sembra Masini. Andiamo avanti. Avanti. Ecco qua, Zanetti, tac, cosa al centro? Masini non c'è arrivato per colpire direttamente. Sì, era Masini. Forse l'ha toccata l'altro, non l'ha toccata Masini. Gesto tecnico, Claudio, commentamelo. Destro, sinistro. Praticamente Masini, guardate, destro, sinistro. Io quando giocavo a calcio avevo solo il destro e faceva anche schifo, quindi eravamo a posto. È un bel gol questo qua. Ma Floriano ce l'ha questi colpi. Devo parlare di Floriano, potrei stare qua puntata intera, però c'ha tutto in questo momento. Parlare di Floriano in un'analisi completa sul discorso Mantova, il Mantova è da un po' che è Floriano dipendente, perché ha fatto 10 gol.
se Floriano avesse fatto 5-6 gol dall'inizio del campionato avrebbe fatto comunque il suo dovere, ma avresti 3-4 punti in meno, quindi sta facendo più che bene questo ragazzo qua, indipendentemente da quello che ci manca un po' è capire anche tutto il resto della squadra che faccia vedere quello per cui sono stati acquistati, cioè con calma arriveranno anche loro, nel momento che non fa più gol Floriano faranno gol gli altri, dai, insomma. Allora, torniamo in studio perché andiamo in pubblicità, che dopo, se ce la facciamo, ma credo proprio di sì, andiamo a sentire il mister del Mantova. A dopo. Bentornati a Piazza Pallone. Allora, avevamo pronunciato un'intervista telefonica, ma c'è qualche problema tecnico, quindi non ce la faremo a sentire mister Sabatini. Insomma, in ogni caso, Claudio, come detto te all'inizio, insomma, il Mantova, per fortuna, tu dici, ha fatto questi 7 punti nelle ultime 3 partite. Vuol dire che, comunque, in ogni caso, questa squadra sta cambiando pelle, cioè da un tipo di gioco, tu l'avevi anche detto tempo fa, con questo tipo di gioco questa squadra non poteva andare avanti. Adesso pensi che si possa cambiare la situazione? Ah, io, insomma, bisogna che riprenda un attimo quello che hai detto tu, perché non ho detto che con questo tipo di gioco, ho detto che del passato, nel 4-3-3 quei tre centrocampisti che c'erano aiutavano poco e niente la fase difensiva, quindi torniamo a dire che nel calcio oggi come oggi la fase difensiva va fatta in 10 giocatori, mica, cioè gli attaccanti sono i primi a fare la fase difensiva. Ho detto che quando si perdeva palla l'avversario che riconquistava palla aveva di fronte schierata la linea della difesa, quindi già sarebbe in difficoltà una difesa fortissima. Noi secondo me non abbiamo una difesa fortissima, di conseguenza era normale che si andasse in difficoltà. Adesso che questo nuovo mister abbia cambiato o stia cambiando qualche cosa, non lo so, è troppo presto per poterlo dire, e magari uno può cambiare anche in peggio, perché non è detto che si cambi in meglio. La cosa che è fondamentale, quando si cambia una struttura come è stata cambiata allenatore e direttore sportivo, c'è una certa reazione. Qualche allenatore è stato cambiato anche con me in corsa quando io giocavo. Quelle 2-3 settimane lì sembra, ma per assurdo, nell'inconscio, non è che uno dica prima non mi impegno poi mi impegno, cioè l'impegno è al 110%, perché soprattutto quelli che non stavano giocando con l'allenatore precedente, che vogliono far vedere che meritavano qualcosa di più, quindi a livello di tensione, di stato emotivo, di qualche cosa sicuramente si ottiene qualche cosa. Poi se la squadra ha dei grossi limiti li ha anche con un altro allenatore, non è che cambino. Certo. È vero che aggiustando un po' di cose si riesce sicuramente a migliorare. Poi a Monza è stato vinto tra virgolette un po' con un po' di fortuna, in casa è stato vinto sempre tra virgolette con un po' di fortuna. Sala diceva che non aveva fortuna la squadra, cioè non vorrei, cioè questo è il discorso della fortuna. Per me nel calcio non conta assolutamente niente, cioè le cose te le meriti. Puoi perdere una partita durante il campionato perché si è messa male, ma se giochi sempre bene è difficile perderne di più, quindi la fase difensiva è fondamentale. Stanno lavorando molto, li ho visti lavorare sul centrale, ma Alberto potrà eventualmente confermarmi o smentirmi. Fa delle belle rifiniture. Stanno lavorando molto sulla fase difensiva. No, me li tiene lì anche a sabato, fino così. Vabbè, insomma, partono, so, partono già per le trasferte, già con gli scarpini addosso. Questi signori non guadagnano i soldi di Ibrahimovic, per carità, ma sono professionisti. Quindi tu guadagni i soldi di Ibrahimovic? No. Il loro lavoro è quello di andare a campo ed allenarsi. Chi è che ha detto di sì? Il loro lavoro è quello di andare al campo ed allenarsi, quindi le 8 ore tra virgolette giornaliere le devono consumare sul campo, certo. Cioè, non è detto uno fa l'allenamento e poi vai a casa. Il professionismo è questo. Poi è normale che un allenatore che arriva in corsa in una società che ha tra virgolette qualche problema, la tifoseria era un po' in subbuglio, deve cercare il più in fretta possibile di capire cos'ha di fronte e cosa in mano. Dopo devo fare una domanda. Dica. Perché un allenatore, io non dico il caso di Sala, ci sono tanti allenatori, quando scelgono una filosofia, no, di modulo, cioè non la cambiano mai. Ma come mai? Cioè, nel senso, tu quando fai il corso in teoria a Coverciano, no, in teoria impari tutti i moduli, no, calcistici possibili, immaginabili, no? Tanti allenatori, io tolgo Sala, cioè, tanti allenatori però rimangono lì. Cioè, nel senso, quando vedi che la squadra in teoria non funziona in un certo modo, perché non ti viene voglia di cambiarlo il modulo? Oppure è una domanda che mi faccio così, No, il problema è anche riuscire a capire durante la domenica, perché in settimana è facile, ci sono tanti allenatori che fanno fatica a leggere la partita della domenica. Io non mi vergogno, non ho paura di dirlo, Sala era uno di questi, quindi Sala
leggere la partita, cioè è possibile che non si accorgesse che la fase difensiva non la faceva la squadra, vuol dire che non vedi quello che sta succedendo, perché poi a prendere gli allora giocatori che c'erano, i Luciano, gli Spinale, i Quadra, di ragazzi, qualcuno deve star lì a dare una mano alla difesa, e almeno uno che faccia rallentare le fasi, certo, offensive degli avversari. Quindi se non fai questo probabilmente perché non vedi, poi in settimana puoi dire, puoi fare quello che vuoi. I moduli mi ricordo che per me doveva diventare un grande allenatore e poi non ci ha preso. Carlos Bianchi, quando è arrivato alla Roma. Ah, sì, sì, sì. È sceso dalla scaletta della... Ha tirato fuori un nome da pelle d'oca, Carlos Giulio, Bianchi. Al penultimo gradino dell'aereo, quando è arrivato in Italia, gli hanno chiesto con che modulo gioca lei. Allora li ha guardati e ha detto, non conosco neanche i giocatori, prima di pensare a dei moduli devo conoscere i giocatori. E poi comunque il modulo fondamentale è che quando hanno palla gli altri che non ti facciano gol, e quando hai palla tu di provare ad andare a fare gol. Fa così poi, con la testa che creata. Beh, sì. In base alle caratteristiche dei giocatori stabiliremo con che metodo giocare, con che modulo giocare, ma mi sembra la cosa più banale del mondo. Se poi qualcuno vuole inventare cose diverse... Per me nel calcio non c'è più niente da inventare. Infatti Carlos Bianchi è stato esonerato dopo lì, dopo perché no, facendo la battuta. Non è stato infatti ti ho detto, doveva fare chissà cosa, dalla risposta che ha dato dal gradino dell'aereo, dico, questo è un grande allenatore. Certo, giusto. Rispetto a chi parte, io faccio il 4-3-3. Quell'allenatore lì lo può fare solo l'allenatore della nazionale, perché va a vedere 20 squadre e sceglie i giocatori che vuole lui, quindi a te piace il 4-3-3, piace il 4-2-3-1, ti sceglie i giocatori adatti per la tua testa, per il tuo modulo, per il tuo modo di giocare, ma la nazionale ne prendi due di qua, tre di là, uno di... Una squadra di club costruita, magari già costruita, tu arrivi in corsa, hai voglia di dire il mio metodo è questo, ma i giocatori sono disponibili, hanno queste caratteristiche per poterlo fare? Ti fermo che a proposito di tattiche e così via, c'è una squadra che sta andando alla grande nel Mantova, che è la Beretti, insomma, sta giocando divinamente, ha conquistato la nona vittoria in 10 partite, ha insomma vinto bene contro il... Tutte quelle in casa. Esatto, insomma bisogna fare i complimenti anche a Delia Pavesi, tra l'altro insomma anche complimentato dallo stesso Sensibile che è andato a vedere la partita sabato a Rocco Ferrara contro il Brescia, appunto si è complimentato col tecnico. Non ho visto una delle migliori partite Sensibile, quindi bisogna vederla nelle prime 5-6 partite questa squadra qua. Comunque vittoria netta 3-1, insomma primati in classifica più 5 della seconda, sta andando alla grande. Andiamo a vedere proprio il servizio di questa partita, della gara di domenica del Mantova che ha battuto il Brescia per 3-1, la Beretti del Mantova che è incredibilmente in testa alla classifica, era da anni che non si vedeva la Beretti così forte del Mantova. A dopo. Il Mantova di Elia Pavesi non conosce soste. La Beretti virgiliana si mette alle spalle, il turno di riposo e ricomincia a marce spedite. Il 3-1 sul Brescia vale la nona vittoria in 10 gare e fa volare i biancorossi a più 5 sul Sud Tirol, seconda in classifica. Guastalla e la doppietta di Reardi a mettere le firme sul successo virgiliano. Per le rondinelle il gol della bandiera di Bollini nel finale, sotto lo sguardo del direttore sportivo biancorosso Pasquale Sensibile. Il Mantova in campo dal primo minuto con Coffani, Pasquali, Ternieri, Leoni, Menini, Palvarini, Guastalla, Zammarini, Marangi, Vincenzi, Ghirardi. Il Brescia rispondeva con Barbieri, Madaluni, Gibelli, Arcuri, Buonocunto, Bruno, Clericò, Mercorillo, Ronchi, Ramadan, Arcuri. Dopo una buona partenza della Brescia, il Mantova alla prima occasione sa essere letale. È il minuto 16 quando Guastalla, inserendosi dalla destra, fredda il portiere biancazzurro. Le rondinelle reagiscono clamorosa alla traversa di Ronchi al 17° e poi 60 secondi più tardi Clericò si mangia il pareggio. L'11 di Pavesi sa reggere le pressioni e ripartire e da una nuova accelerazione di Ghirardi al 40° mette dentro il 2-0. La ripresa vede poi il Mantova gestire con autorità. Al 40° del secondo tempo arriverà addirittura il tris, ancora a firma Ghirardi. Il Brescia a 3 minuti dal 90° trova il gol della bandiera grazie al neo entrato Bollini. Il Mantova vola così a 28 punti, a più 5 sul Sud Tirol. Brescia fermo a 12, buono il pareggio del Castiglione di Rizzardi 1-1 sul campo del Real Vicenza. Ah, vittoria direi nettamente meritata, giocata con grande intensità, una brillantezza fisica straordinaria direi anche, con ritmi di gioco molto elevati. Se serviva una risposta dopo la pausa e dopo un leggero flessione, diciamo così, fisica della squadra, oggi la risposta c'è stata nettamente.
Quindi complimenti a Ciccio Graziani delle Pavesi, che sono i due direttori tecnici, e complimenti a Va bene anche gli Pavesi. Esatto, tanto molto Mandara, molto bravi. Stanno facendo bene anche loro. Stanno facendo molto bene. E quello che avete visto era appunto Sergio Fincatti, responsabile del settore giovanile, che insomma sarà ben contento dei risultati della squadra. Era da anni che non si vedeva una squadra così. Tu la vedi praticamente tutti i sabati questa Beretti, cosa mi dici? Infatti, allora, il 4-2-4, parlando di moduli, è un modulo tra virgolette spregiudicato, però l'allenatore è stato bravissimo, è riuscito a plasmare i suoi giocatori nel momento che di non possesso palla tu hai 9 giocatori più il portiere a difendere, e nel momento che recuperi palla hai 5 giocatori che ripartono al massimo della velocità. Quindi le prime partite era un piacere vederli, perché giocava. Adesso io non sono d'accordo con il responsabile del settore giovanile che questa partita col Brescia, che a metà punti in classifica, il Mantova ha fatto fatica, poi ha trovato questi gol, come ha fatto fatica l'ultima e la penultima vincendole. Secondo me hanno, nonostante la sosta, hanno bisogno di recuperare un po' a livello fisico, a livello psicologico, non hanno ancora recuperato. Di solito c'è una flessione che dura circa un mese nei campionati, quindi probabilmente è questo il momento della flessione, perché corrono come dei pazzi questi ragazzi qua, e quindi sono bellissimi da vedere, corrono come dei pazzi e giocano la palla vicino. Adesso stanno lanciando molto. Ecco, ricordo tra l'altro domani, non perdetevi l'appuntamento, ci sarà appunto tutta la Beretti del Mantova ospite alla trasmissione di Matteo Bursi dedicata al settore giovanile, che sarà presente lì a Pavese, quindi non perdetevi domani appunto questa puntata dedicata alla Beretti del Mantova. Tra i singoli di questa squadra c'è qualcuno che dici che potrebbe insomma servire anche in prima squadra? Secondo me sì, però è presto, ci sono i 97 che sono molto bravi, Guastal, Leoni, anche se un po' piccolino fisicamente, Zammarini che è un 96, è cresciuto molto a livello atletico, quando ero io al Mantova lui era negli esordienti, il biondino, vedevi che era bravino, però sembrava che non crescesse, invece adesso sta mettendo su un discreto fisico, ha tecnica importante da vendere, quindi ci sono poi anche gli altri giocatori, stanno facendo bene, ma direi che ci sono almeno 4-5 giocatori che se continuano a crescere con questo ritmo nel giro di un paio d'anni sono pronti per il Mantova. Allora facciamo così, telecamera, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco, applauso. Tornate a Piazza Pallone. Tutto bene bambini? Sì. Ok, abbiamo in collegamento l'allenatore del Mantova, Carlo Sabatini. Pronto mister? Buonasera. Oh, eccoci qua. Buonasera a tutti. Allora, intanto un altro punto importante conquistato su un campo non certo facile. Ho già chiesto anche qui in trasmissione, che differenza ha visto tra la partita di ieri e quella contro l'Alessandria? Beh, insomma, d'altronde ogni partita presenta delle particolarità. Da parte nostra sicuramente è stata una partita un po' altalenante. Siamo partiti bene, con un buon approccio, abbiamo fatto subito un paio di situazioni pericolose e poi abbiamo smarrito il pallino del gioco, abbiamo subito troppo l'aggressività del Cuneo, abbiamo subito troppo il gioco aereo e soprattutto in fase di impostazione siamo stati carenti, e quindi giustamente dico io il primo tempo è finito con il vantaggio del Cuneo. Nel secondo tempo siamo partiti non bene, perché comunque non riuscivamo a trovarci in campo con ordine, con razionalità. Poi piano piano questo è successo, abbiamo cominciato ad attaccare con più convinzione, con maggiore equilibrio, con più costanza, e alla fine insomma abbiamo trovato il gol e altre occasioni importanti. Quindi è una partita che come risultato sicuramente ci lascia soddisfatti, perché fare un punto a Cuneo dove sono cadute squadre come Bassano, Alessandria, non è mai facile, però sul piano della prestazione direi un mezzo passettino indietro rispetto alla partita con l'Alessandria. Rimane comunque la cosa importante che anche il Mantova si alterna un po' delle prestazioni non brillantissimi, io parlo durante la partita, dei momenti invece insomma di buon gioco. Comunque con lei è una squadra che fa punti, insomma, diciamo che i primi aggiustamenti si sono già visti in campo, cosa dice?
No, questo non sta a me dirlo. Io devo da allenatore giudicare con grandissimo equilibrio le prestazioni, proprio per trovare le soluzioni adatte per migliorare dove siamo lacunosi. E dico io che questo equilibrio nel contesto della gara effettivamente è una cosa un po' difficile da raggiungere, ma è il nostro obiettivo. Penso che quando riusciremo a essere equilibrati e continui per tutta la gara, allora avremo trovato la quadratura del cerchio. È però altresì giusto dire che in questo momento è fondamentale anche fare punti, perché sarebbe ipocrita negarlo, no? Certo. I punti aiutano per lavorare meglio, perché poi quando si guarda la classifica si vede che l'obiettivo è lì, sempre a portata di mano, e magari stavolta addirittura è molto vicino a un punto, anche se non bisogna tralasciare le squadre che ci stanno dietro, naturalmente, che spingono forte. Per cui queste sono tutte considerazioni giuste, però l'obiettivo nostro è migliorarci assolutamente. Quindi sì, punti li prendiamo, li accettiamo, ma vogliamo assolutamente crescere. Mister, la ringraziamo qui con l'applauso del nostro pubblico. Quindi buon lavoro e ci vediamo domani sul campo. Grazie, mister. Certo, grazie a tutti voi, buonasera a tutti. Allora, torniamo a parlare di... abbiamo visto la Beretti, ne abbiamo già parlato, insomma, parliamo di Castiglione, insomma, giusto perché ieri è stata una partita abbastanza importante, insomma, c'era la prima della classe e Castiglione non ha demeritato, almeno sotto l'aspetto del gioco. Certo è che il Bassano si è dimostrata grande squadra da un punto di vista della compattezza e anche dell'esperienza, è riuscito a portare 3 punti a casa col minimo sforzo. Andiamo a vedere questo servizio e noi ci vediamo tra poco. Il Castiglione ha fatto la partita sotto l'aspetto del gioco, ma contro il Bassano non è bastato. Un po' di malasorte per gli uomini di Ciulli e l'esperienza di Pietribiasi e compagni hanno consentito ai veneti di vincere col minimo sforzo e di volare nelle zone nobili della classifica, con il Castiglione purtroppo immobile nei bassi fondi della graduatoria. La cronaca, la giornata è serena, Ciulli schiera il 5-3-2 con coppia d'attacco composta dal duo Rossi Curcio. Passano 8 minuti ed il Bassano passa, lancio e scambio sulla tre quarti a liberare Furlan, che in area realizza la rete del vantaggio. Il Castiglione non si scoraggia, prende in mano la situazione sotto l'aspetto del gioco, ma sbatte contro un muro. Al 19° Liboni mette per Curcio, che libera un destro potente che Rossi respinge. Il Castiglione continua nel suo gioco, ma senza frutti se non per qualche incursione di Curcio. Nel secondo tempo il Castiglione insiste, dal secondo una triangolazione cafferata Rosso Liboni non dà frutti sotto porta. Successivamente ci prova anche Rossi con una conclusione senza pretese. Subito dopo sarà lo stesso Ruffini ad essere sbilanciato in area, ma l'arbitro non concede rigore. Al 27° il Bassano va vicino al raddoppio con Maestriello, che fallisce la rete una volta giunto davanti agli ali. Nel finale il Castiglione continua l'assedio con Sevieri, ma la conclusione imprecisa e Compini con un tiro fuori. La partita si conclude con Sevieri che prova l'ultimo assalto, ma senza esito. Claudio, tu pensi, l'hai già detto prima, per te Castiglione può ancora regalare qualche soddisfazione? Tu lo dici, lo speri, io... perché è una squadra della provincia. Ma no, io però... dico così perché voglio bene Castiglione, prima di tutto. Seconda cosa, se tu fai un'analisi delle ultime partite, a partire da Monza. Monza meritava la vittoria e alla fine è stato un pareggio. Poi dopo è andato a vincere a Rimini. Ha perso 1-0 con la prima in classifica, quindi doveva essere... tra virgolette la goleada, no? Se tu sei ultimo in classifica e giochi con la prima, che dopo 10 minuti vai in vantaggio, vince 1-0. Invece il Bassano ha sofferto fino a rischiare, se gli danno quel rigore lì che abbiamo visto, dopo lo andiamo a rivedere, perché si è lamentato anche molto, c'è anche Creati, dice, ma vederlo meglio, però insomma i risultati sono fatti anche da episodi nell'arco dei 90 minuti. Io credo che la dimostrazione non è che sia, è ultima in classifica, ma non è il tappeto per pulirsi le scarpe prima di entrare in casa, perché guardiamo perlomeno l'ultimo mese. Nell'ultimo mese le partite che ha perso con squadre importanti le ha perse male, poi è andato a vincere a Rimini, non è uno scherzo, è stato in vantaggio fino all'80, quasi 90° a Monza. Cioè Monza noi ci abbiamo giocato, non è che sia un campo facile, secondo me vanno a vincere là solo Mantova e Castiglione, le altre poi dopo non c'è più nessuno che va a vincere a Monza, cioè, possono essere due casi emblematici. Di conseguenza
credo che magari con qualche innesto più o meno giusto e con la grinta, tanto la cosa che mi dà fiducia nei confronti del Castiglione è che c'è un ambiente sereno. Fossero a Mantova li avrebbero già sgozzati tutti, cioè, con il clima che c'è a Mantova. Non ascoltate Claudio, ai bambini non a Mantova c'è un clima sereno, una società sana, i giocatori cercano di andare avanti, lavorano tranquillamente e fanno quello che riescono a fare. Punto. Moviola, velocemente, andiamo a vedere cosa è successo ieri. Allora, qua sbandamento iniziale, qua è, purtroppo è un difetto del Castiglione, all'inizio della partita c'ha subito degli sbandamenti un po' preoccupanti, quindi spesso subisce gol. Claudio, cosa dici? Sì, lì la difesa è stata un po' addormita un po', perché insomma, dopo l'ultimo uomo chiaramente ha paura di andare in contrasto perché rischi il calcio di rigore, però in quel momento lì era un po' troppo aperta la difesa. Alberto? No, sì, sicuramente. Poi secondo me è stato anche bravo Furlan. Ha fatto un buon scambio, l'1-2. E l'1-2, l'inserimento, c'è stata pure una bella azione del Bassano. Poi anche sull'uno contro uno che poi si è ritrovato in aria Furlan con il difensore del Castiglione. L'abbiamo visto anche noi a Mantova, è un ottimo giocatore. Sì, rapido, sì, e sì, veloce. Quando ti punta così non è facile per un difensore, sicuramente. Quindi anche merito, l'errore principale, se torni indietro due fotogrammi, andiamo dietro ancora, andiamo è dietro, il difensore dietro, che perde il giocatore che dietro, ha fatto dietro, il gol dietro, 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 dietro. Nello scambio a 5 metri, cioè, ha perso il giocatore, l'estremo difensore lì a sinistra, guarda, è a metà campo, quello là davanti di 4-5 metri, gli rimane davanti 4-5 metri e non capisco come faccia a non recuperarlo. Sì, quindi, perché Furlan praticamente è partito da centrocampo. Questo qua gli corre dietro, cioè non ha, secondo me non gli è corso dietro con la grinta giusta per poterlo fermare, anche con un fallo tattico, con qualche, sì, comunque avvicinarsi e rendergli più difficile la giocata. Ok, andiamo avanti a vedere il secondo episodio della partita, che è un calcio di rigore richiesto dal Castiglione. Vediamo qua, calcio di punizione, la palla dentro. Ma Asola, cosa dite? Mister, secondo me si poteva fischiare questo rigore. Per me c'era. Categoricamente per me. Bambini, rigore? Sì. Rigore. Alberto? Sì, secondo me anche il rigore. Perché una volta che è passata la palla, il difensore si è disinteressato del pallone, praticamente ha guardato solo. Poi lo butta giù praticamente. Sì, sono d'accordo anch'io, per me questo era rigore. Claudio? Se fosse stata un metro o due più alta la palla, no, perché comunque sarebbe stato un somaro il difensore. Bravo, infatti quello sto per dire, però era anche ingenuo l'intervento. No, perché però la palla sembra non così è ingenuo lontana, perché il giocatore stava arrivando, era all'altezza, se lo lascia saltare arriva sulla palla. Sulla palla, certo. Se il giocatore riesce a saltare non pressato e schiacciato e buttato in terra come è successo, e tu guardi nella traiettoria, è pronto per andare a prendere la palla, la va a incocciare diretta. Sì. Poi l'attaccante è avanti, il difensore era dietro, che era in ritardo sicuramente. Il difensore era dietro, dopo. E allora. Quindi sì, noi è successo che col Mantova, se ti ricordi, una palla lunga che poi ha dato rigore, non si è capito bene perché, poi era per un'altra cosa, era per un fallo, per qualche una trattenuta fa, di qualche anno fa. Con la Virtus Verona, con la Virtus Verona, se tu ti ricordi, però c'era una palla così, era 3 metri 4 sopra la testa del come cavolo fai a dargli un rigore? Sì, invece sì, c'era, riviste poi negli highlights, il rigore un attimo prima, una trattenuta, uno in corsa. C'è stato l'episodio dove ci siamo scusati anche proprio noi in diretta con i tifosi. Perché nessuno capiva perché come era possibile. Sul momento eravamo in diretta e abbiamo detto fa questa una follia dell'arbitro, poi l'abbiamo vista la Moviola, invece aveva perfettamente ragione. Sì. Esatto. Un rigore contro il Mantova. Andiamo a vedere, no, gli episodi da Moviola non ce ne sono più, quindi non diamo pubblicità. Chiedo la regia. Beppe? Sì. Pubblicità, applauso. Bentornati a Piazza Pallone. Allora, abbiamo parlato di Castiglione, abbiamo parlato di mercato, poi avremo modo, perché fra un po' comincerà anche a muoversi qualcosa sul Mantova per quanto riguarda il mercato. Certo che non è facile, visto che se la squadra magari continua ad andare bene non sarà neanche così semplice mettere in mano una rosa, insomma, lì bisogna aspettare. Invece quello che ha dichiarato, insomma, che sicuramente se andrà sul mercato è il Castiglione col presidente Zilia dopo la partita. Noi abbiamo in collegamento telefonico il direttore sportivo Andrea Bottazzi. Ciao, benvenuto a Piazza Pallone, Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Allora, un po' di rammarico sicuramente, anzi un po' tanto rammarico, ieri il Castiglione meritava sicuramente il pareggio, poi tu non l'hai visto, abbiamo anche commentato un rigore che probabilmente era
da concedere in favore del Castiglione. Questa squadra ha un po' cambiato rotta, ma purtroppo non basta, ci vuole qualche ritocco. Il presidente ieri lo ha confermato, lo confermi anche te? Sì, 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 confermiamo che è già un po' che siamo attenti, ci stiamo guardando intorno, stiamo vedendo se c'è la possibilità di poter migliorare un attimino quella che è la rosa della squadra. Abbiamo le idee ben chiare su questo, sicuramente posso dirlo con certezza, abbiamo le idee chiare, quindi vediamo adesso, insomma, siamo comunque operativi. Uno per ruolo? Beh, uno per ruolo sicuramente, adesso dirti chi e come non lo so, però insomma sicuramente uno per ruolo, e poi vediamo insomma anche di andare a, adesso siamo veramente in pochi abili, quindi dobbiamo cercare anche di rimpinguare la rosa. Ok, e della partita di ieri cosa mi dici? Beh, della partita di ieri, di tutte quelle che abbiamo fatto, è quella che mi ha dato più fastidio perdere, perché ieri non meritavamo di perdere, credo che sia sotto gli occhi di tutti. La squadra, diciamo, guardando il bicchiere mezzo pieno, diciamo che la squadra l'abbiamo trovata adesso. Dall'altra parte purtroppo i risultati continuano a non venire, la classifica è sicuramente preoccupante, e appunto per questo chiederò ai miei giocatori di non guardarla, ma di giocare partita per partita. Sì, una squadra, io stavo così, avevo commentato ieri, ho visto la partita del Castiglione, il Bassano è un classico gattone, si può dire, no? Quelle squadre che una volta in vantaggio, insomma, hanno cercato di raccogliere tutto col minimo sforzo, cosa dici? È una squadra esperta, una squadra di categoria, una squadra a cui sta girando veramente bene tutto, perché purtroppo nel caso dobbiamo anche mettere in preventivo quello. Una squadra che ti aspetta, la prima occasione ti punisce, poi dopo diventa molto difficile fare gol, con anche un pizzico di fortuna, che quello comunque non basta mai, per cui credo che anche per questo la prova del Castiglione ieri sia stata molto, molto positiva, perché appunto incontravo una squadra forte contro la quale comunque non abbiamo sfigurato, abbiamo giocato con personalità e con grande voglia. Ti ringrazio Andrea del tuo intervento qui a Piazza Pallone, con l'applauso del nostro pubblico, e ti auguriamo in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci, grazie. Allora, in breve andiamo a vedere invece la situazione del campionato di seconda divisione. Andiamo a vedere i risultati dell'ultimo turno di campionato in grafica. Eccolo qua, quindi la vittoria dell'Alessandria, che si è ripresa molto bene contro una Virtus Verona che a denti stretti sta cercando il più possibile di portare a casa dei punti, sta già facendo un ottimo campionato, ma ieri probabilmente l'Alessandria aveva qualcosa da dire ai suoi tifosi. Era in vantaggio 1-0. Ed era anche in vantaggio 1-0, giusto? La Virtus. La vittoria del Forlì è importante nel derby contro il Rimini, poi il Real Vicenza che sta andando ancora forte, 2-1 al Bellaria, la vittoria poi anche questa molto molto pesante del Delta Porto Tolle sul campo delle Renate, Sant'Arcangelo che sta andando molto bene anche se ha incontrato un Bra ancora in grosse difficoltà, importantissima vittoria della SPAL contro la Pergolettese per 2-1 e poi il pareggio tra Torres e Monza. Andiamo a vedere La classifica che vede i biancorossi, ecco, li vedete ancora lì vicino, insomma, manca un punticino per entrare eventualmente nella zona verde. In questo momento il Mantova è nella zona blu, lo ricordo, la zona che dà in questo momento i play-out, invece molto più distante è il Castiglione che dovrà cercare subito di fare punti. Ha dei turni abbastanza favorevoli perché in mezzo c'è anche il Bra, quindi Castiglione deve assolutamente muoversi a fare dei punti, anche se veramente con poco ci si può mettere in sesto. Certo è che adesso 8 punti di distacco sono tanti davvero. Poi questa coppia in testa alla classifica, Sant'Arcangelo e Bassano. Andiamo a vedere il prossimo turno di campionato, appunto con Mantova-Sant'Arcangelo, un match sicuramente pesante. Poi altro mini spareggio, ma il Delta Porto Tolle, si sa, è una buona squadra che sta cercando di rimettersi a posto, del Castiglione che dovrà andare appunto nel Polesine a fare punti. Volevo sapere da te, Claudio, un giudizio su questo, fino a questo momento del campionato. Te l'ho detto, secondo me ci sono 13-14 squadre che sono attrezzate per provare a salvarsi. Poi la classifica si è accorciata molto perché Porto Tolle ha battuto il Renate, il Forlì ha battuto il Rimini, ma questo è già un po' più davanti, la Spalla ha battuto la Pergolettese, quindi si sono fermate lì quelle due squadre, quindi ti si è accorciato
per questo motivo. Può succedere, il passo falso succede a tutti, succederà anche al Manto, pertanto che facciamo degli scongiuri. Quello che volevo dire è di avere calma, perché adesso questi nuovi dirigenti, direttore sportivo, che io conosco bene il padre, quindi sono persone importanti, perché insomma il calcio viene giudicato dai risultati. Un direttore sportivo che negli ultimi 4 anni ha vinto un girone di C1 e 2 di Serie B, credo che qualcosa sul mercato possa valere, poi dopo ci sarà tutto da discutere su quello che vuoi. Come tu dicevi prima, sarà difficile mettere mano. Io dico no, perché se tu vuoi vincere, per arrivare nei primi 8 vuol dire vincere il campionato, no? Essere nelle prime 8. Quindi arrivi 8º, arrivi a 7º, no? L'importante è che arrivi dall'8º al 1º posto. Devi avere una rosa competitiva. Secondo me questa rosa difetta un po' sull'essere competitiva in generale, quindi parlo dei 20, 22, 23 giocatori che ci sono in rosa. Allora, più riesci ad avere l'allenatore in difficoltà a fare la squadra, perché i soliti 11 non possono giocare tutto il campionato. L'allenatore deve averne 17-18 titolari. Certo. Allora arrivi nelle prime 8. Quindi credo che Sensibile e il mister lavoreranno per avere 17-18 titolari, che secondo me al momento non ci sono nel Mantova. Piccolo regalo lo voglio fare ad Alberto Creati. Insomma, sono passati qualche anno, lui giustamente te lo ricordi quando siamo andati anche a Verona a vederlo in Coppa Italia, se ti ricordi, quando Coppa Italia battuto... quando ha battuto il Verona 5-2, bravo, speriamo che l'ha allo stadio, no? Poi l'ho visto quando ci ha fatto gol anche quel 4-0 anche quello, quel sì, gol che hai fatto lì. Spulciando del nostro archivio sono riuscito a trovare il servizio del giorno prima del tuo esordio in quella stagione lì in Serie B con Somma, è ripettinato diversamente. Sì, ho capelli più corti. Esatto, infatti lo vediamo adesso, andiamo a vedere. La prima impressione di Mario Somma è di un tecnico sincero che parla chiaro. Se uno chiude gli occhi sembra addirittura che in campo ci sia Mimmo Di Carlo, vista la parlata laziale. La grinta è la stessa, tono alto di voce e soprattutto una gran voglia di dare alla squadra una scossa vera, non solo sotto l'aspetto caratteriale ma anche nel gioco. Riassumendo, la grande novità sarà l'esordio dal primo minuto del giovane Creati, salvo imprevisti. Il ragazzo sembra aver convinto il tecnico viste le assenze. In difesa si gioca a 4 con Sacchetti, Vissore, Cristante e Balestri, mentre nel centrocampo a rombo giocheranno, oltre a Creati, Tarana e Caridi in esterno con Spinale in avanti, con Godas e Corona attaccanti. Niente esperimenti quindi, il Mantova giocherà con la squadra che ha più senso mettere in campo, ovvero i giocatori nel loro ruolo naturale, con la speranza che riescano a ritrovare vecchi stimoli. Le mancanze di Notari, Salviato, Rizzi, Grauso, Locatelli ed Aversa si faranno comunque sentire, ma il Mantova non ha più alternative. Col Cittadella è necessario vincere. Te lo ricordi? Beh, direi di sì, è stata una settimana abbastanza importante, direi. No, venivamo, se non sbaglio, da un periodo negativo, molto negativo. Poi è stato, che ha avuto grossi problemi, il cambio di allenatore. Sì, infatti credo fosse, non so se la prima partita... Era la prima partita di Somma che faceva, contro il Cittadella in casa. Com'è finita quella partita? 2-1. Avete vinto? Non ricordavo più. 3-3 ricordi. Facevamo 2-0, poi avevo preso il 2-1. Hai capito. Mi ho sbagliato pure un rigore. Beh, eri emozionato, sì. Direi che giocare a Martelli c'era un'altra atmosfera, però si prende l'emozione ma anche la carica giusta, ecco, perché è sempre bello giocare davanti a un pubblico che ti acclama, che ti fa sentire importante, ecco. Sì, poi erano giorni anche abbastanza difficili, Mantova si era salvato con la squadra di Somma proprio fino all'ultimo, quindi in quelle partite lì eravamo a febbraio del 2009, insomma c'era molta tensione, anche non era sicuramente facile, Claudio, te lo ricordi, sì. E ricordo come, abbiamo girato mezzo Italia, io te, per vedere queste partite, e poi dopo c'è stata la partita di Piacenza e la partita in casa. Quante calorie che ho accumulato in quella stagione lì, è stata difficile, una stagione difficile. Sentiamo, no, dicevo appunto di quella partita lì, no, mi sono distratto sulle calorie un attimo perché... perché c'era caldo la Piacenza. C'era caldo, che caldo che c'era. Allora, voglio parlare adesso con, l'ho invito qua di fianco a me, l'allenatore degli esordienti dell'Asola, il signore che non mi ricordo... Daniele. Pasini. Bravissimi sti bambini qua, sono la primo campionato, A11, sostanza sì, di un settore giovanile, quello dell'Asola,
che è estremamente ampio, e molto ampio. Anche molto ben organizzato. È molto ben organizzato, sì. Loro sono la prima esperienza, abbiamo giocato a 7 fino all'anno scorso e nonostante le difficoltà del cambio di modo di giocare si stanno comportando bene, anche se i risultati stentano un po' a arrivare, però sono i più piccoli del girone e si stanno difendendo bene. Tra l'altro ci bisogna anche dire, l'Asola ha sempre puntato molto nel corso degli anni a differenza un po' della squadra della categoria, di far sempre crescere i propri ragazzi, e poi alla fine ha dato dei frutti anche nella prima squadra. Infatti negli ultimi anni ci sono stati dei buoni risultati con 2 campionati vinti, la Coppa Lombardia, insomma quest'anno siamo partiti bene con la prima squadra, stiamo faticando un attimino adesso ma contiamo di riprenderci. Asola tra l'altro non è facile come zona, visto che lì di fianco c'è Castiglione, poi c'è Castelgofredo, siamo insomma lì, siamo tutti lì nel gruppo, Castiglione e Castelgofredo, siamo tutti lì attaccati. Tra l'altro società legatissima come il paese al Mantova, insomma voi siete molti, ci sono tanti tifosi che vanno a seguire il Mantova. È un gruppo di ragazzi che storico, che viene sì, sempre a vedere il Mantova. Allora, chi è l'attaccante di voi? Fai gol? Fa gol? Abbastanza, dai. Complimenti, bravo. Chi è il portiere? 2 portieri, giusto? Durante la partita purtroppo siete 2 in porta. Abbastanza, anche qui. Eccolo. No, ma sono bravissimi. Guarda. Hanno la faccia da portiere, proprio da portiere vero. Complimenti comunque. Grazie. Complimenti davvero. Allora, ricordo l'appuntamento di domani con i dilettanti, poi il calcio giovanile, lo ripeto, con ospite studio della Berretti del Mantova, e noi come sempre ci vediamo lunedì. Intanto facciamo un bel applauso a Claudio Turella, grazie di essere venuto, ma in sostanza ti invito, già te lo dico adesso, ti invito già lunedì se vuoi venire. Vieni lunedì? Ma io con te vengo volentieri. Ma andiamo dappertutto, domenica sì. C'è Mantova a Sant'Arcangelo, abbiamo qualcosina in più da dire. Sì, lunedì infatti. Prossimo. Alberto Creati. Grazie, buonasera. E noi invece ci vediamo lunedì. Ciao. Un applauso.